palla di Andrea Cenciarini. Giocatore che lo scorso anno fu determinante nella salvezza di Pesaro, ancora in lontano dalla qualità che aveva espresso nella passata stagione la Quinta Rossa. C'è in Grecia contro l'Olympiakos. Hamel mette palla a terra, poi McLean che ovviamente quando può partire da lontano. La difesa ora di Abbas su Lafayette, il gioco a due tra Cenciarini e McLean, con McLean che continua a segnare, ora va in... Baraj, il piazzato con errore, ancora un rimbalzo di McLean, la vuole decidere lui questa partita. Significativo il contributo sotto le braccia di Jamal McLean, vicino alla doppia doppia, 13-9 per lui. Eccolo qui, parlavamo di McLean e dell'MVP. 8 punti per lui nel match. McLean prova a prendere posizione interna contro Mian, la prova e va a depositare, davvero un bel lavoro di Jamal McLean. Piccherò il centrale con McLean, ottimo roll di McLean, si apre Najvan, si va proprio con un alto basso, McLean contro Cousin, a doppio di acrobazia, davvero in porta dentro, alza la parabola, il tiro balla sul fermo, non entra, poi il rimbalzo di Cremona in più tempi, poi la recupero di McLean. Cenciarini, 7 secondi per andare al tiro, scade il tempo, adesso Milano deve inventare con McLean che va a schiacciare più 13. Получилось движение мяча, но вот правда до хорошего броска Дмитрий Тиканович дело не довел, то есть бросок был тяжеловатым, несколько таких. Под завершение первой четверти 29-21, вот это да! Трешка очень тяжелая. В ответ тоже влетает. Что творится в этой первой четверти? 29-24. Тиханович 2-11. Они, в общем-то, неплохо сочетаются. Но, с другой стороны, такое сочетание, оно, да, в защите, конечно, дает свои плоды. From Cenciarini. McLean comes for the pick. And in the end, Cenciarini sees the gap, rises. Sit back somewhat fortuitously. And it comes to Lafayette. Nice pass to McLean, who scores with a foul. One. Alex Tyus fouling him. Shot comes up from Brown, no good. Cenciarini, pass to McLean. Draws a foul and scores. Jamal McLean again. And McLean looking to set a pick and roll, and Hummel with the pass in. 4 seconds left for McLean from distance this time. Tough shot from Jamal McLean, look at the little ice in the veins right there when he took that one. His first triple of the night, up to 11 points in total. The two big men combining, McLean again drawing a foul. Get it back to Granger, who has 5 seconds on the shot clock. He's turned it over, Simon on the fast break. McLean, and this time he lays it up without the foul, normally in that position. Floor. Baraj taking a seat now after a long spell on the floor, and is McLean. Wow, wow, wow. Κατρίο, Χάγκινς. Την επαφή με τον Μπάρατς. Τζεντίλε. Follow-up από τον McLean. Δεν είναι καλό διάστημα αυτό. Τική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι Λιτουάροι. Λιθουανοί ακόμη να συνέλθουν. Καλάθι μετά το επιθετικό rebound. Ritrova Cenciarini, il taglio di McLean che può andare per il mondo. Bel taglio di McLean, bel blocco, time. Ora con McLean riceve proprio l'ex giocatore dell'Alba Berlino. L'uno contro uno con i numeri uno, ossia McLean contro Pequay. Qui fosse stato forse un altro metro di campo, intanto McLean ruba la palla in contropiede a schiacciare. 35-15 e adesso sì che scappa via. Mantenere la concentrazione alta e un altro recupero dell'Olimpia, che difesa sta facendo davvero un lavoro super. McLean
apre, Machvan trova l'extra pass per Gentile che vuole attaccare il cuore dell'area, poi trova McLean sotto per Varnado, fade away morbido Machvan, il che gli permette di non essere sempre per forza accoppiato con il pivot avversario. Adesso vola in contropiede a schiacciare. Intento de canasta, Darius Adams. De nuevo el balón para Darius Adams. Ahí tenemos al norteamericano, la jugada personal. Vaya dribbling, ganándose finalmente el bloqueo en el poste alto. Muy forzada la pelota, le llega finalmente a Jamel McLean a la media vuelta. Bueno, pues al límite en ese reverso. Uno de los pocos puntos que lleva en este tercer periodo. Bueno, los dos primeros puntos, para ser exactos, de Emporia Armani Milán, de Darius Adams. Bien Darius, porque intentó el robo, perdió la posición, pero la recuperó. Ahí muy forzado en el lanzamiento, la pelota llorando, pero acaba adentro. Колнити сам тормозил атаку. Буткевич просто убедился в том, что его команда не получит быстрый отрыв. Маклин, это двухочковая попытка, попал. Ha esagerato, erano due contro quasi zero. Jenkins, la palla è già finita dentro con un movimento forzatissimo di Macavan. Che brutto il tiro di Barak. Leggere questo tiro a segno McLean. Ah, McLean è entrato in partita benissimo, è entrato tre. Jenkins sbaglia, palla nelle mani, non ho capito come di Milano, e qui però Jenkins dentro McLean, nettamente il migliore, uno contro uno su Cardussi che gli fa sentire il corpo, bravissimo McLean, però capite, Simon fa di tutto per fare il vero playmaker di questa squadra. Aperto per McLean. Jenkins Lecky su cui c'è Lacy, si gira McLean su cui lavora e contesta Walker. Tiri in corsa. Day, va lui, perde palla però. Gli arbitri non fischiano falli, attenzione perché c'è un contropiede facile di McLean. Su queste cose qui, su questi elettricismi non ce n'è con Milano, c'è poco da fare. Ah, guarda che corridoio che si è trovato, magro, aperto. Chiusure dal numero 5, qual è in questo momento? Attenzione perché è un attimo con la posizione del campo a fare il quinto, attenzione Devi, Tapin per Marco. Tapin no. Il senso di anticipazione del gioco di Maida Capace, perché con la sua esperienza e la sua conoscenza del gioco riesce a vedere prima degli avversari. Uno degli idoli dei tifosi della squadra locale di Belgrado, e se diventi idolo dei serbi, Rudy, qualcosa di buono lo sai fare sicuramente. Intanto gran palla di Ale Gentile, un livello fisico e tecnico davvero clamoroso, quello dell'EA7 che hanno avuto 5 punti dalla UAL ed ora hanno un bel lavoro a rimbalzo offensivo da parte di Gian. Anche adesso Flaccadori è partito dal perimetro per andare a scalare in angolo. Prova Davide Pascolo. Lotta rimbalzo da parte di McLean, e ancora una volta quando c'è Robbie Hummel coinvolto nell'azione volano via rimbalzisti trentini, quindi grande mestiere da parte sua, grande presenza rimbalzo passivo però che vuole attaccare il da la storica tiro dell'avversario l'aiuto difensivo della Dominica Energia è efficace, meno sul cronometro Lafayette rimane su lui Peppe Poeta, si va ad entrare da via Massa a posizione profonda, questa situazione anche se non è stata più posto giusto al momento giusto, ha fatto tutte quelle piccolissime cose Rudy che permettono a Trento di essere sopra in questo momento di 9 punti. Hamel on the reversal finds Simon. McLean gets a touch in the post, goes to the baseline side with a tough turnaround. 24-19, Krzysztof Simon has it. Hackett tries to guard him. Oh, nice little pass, great finish. Jenkins looks to attack all the time. It's got to go up though. 2 seconds on the shot clock. They just about get it away. McLean with the drop. Hard show. Moves it on. Great ball movement. McLean gets it down low. Got to finish. Goes up. Is fouled. That one. Cincellini wants the ball screen. McLean slips. Mid-range jump shot is good.
And McLean in this quarter has started to really wind it up.